Ciao a tutti e bentornati a questo appuntamento con la serie di tutorial per Nina per astrofotografia. Oggi parliamo di autofocus. Io in particolare oggi mi riferisco all'autofocus automatico. Quello manuale è bene o male una conseguenza di quello. È possibile farlo seguendo certi criteri che sono gli stessi fatti da quello automatico. Ma diciamo che l'autofocus automatico è personalmente la ragione per la quale ho iniziato ad usare Nina. Ho acquistato un focheggiatore automatico, non c'era nessun software gratuito che lo supportasse a parte Nina. Allora ho provato per vedere se riuscissi a mettere a fuoco in maniera più precisa. E da lì ho iniziato a imparare ad usare questo programma, quindi per me è stato il motivo per cui sono passato a Nina ed è quello che mi spinge tuttora ad usarlo e preferirlo rispetto ad altri software a pagamento che ho provato con le trial, ma ho trovato un po' più complicate rispetto a Nina, però ovviamente ognuno ha il suo, ha il proprio software di riferimento, quello con cui si trova meglio, quello che capisce meglio e col tempo magari uno sperimenta. Questo video sarà un pochino lungo perché ci sono un po' di nozioni alla base dell'autofocus. Partiamo con il semplice collegamento di un focheggiatore. Allora, il focus, io qua vabbè, l'ho già collegato, ma a collegarlo è esattamente come qualsiasi altro oggetto. Gli si dà ok e basta, è sufficiente questo, non c'è da fare molto. Probabilmente nelle opzioni del vostro focheggiatore dovrete imparare a capire qual è la posizione di zero e per fare questo bisogna praticamente, una volta installato il focheggiatore automatico sul focheggiatore del telescopio, lo si porta con il tubo tutto all'interno e una volta che è dentro si sposta leggermente in fuori, quindi bisogna farlo andare in out e impostare quella come zero position. Si dice set 0, questo considererà quel punto come zero position e non andrà più in là di così. Bisogna spostarsi leggermente dalla battitura del focheggiatore perché così siamo sicuri che non ci sarà nessuno sforzo del motore dell'autofocus verso un punto oltre il quale non può spingere. Una cosa da verificare è se il movimento out corrisponde realmente all'out, perché a volte certi focheggiatori si montano in un senso e certi si montano in un altro. Quindi se premendo out di 10 impulsi, ma possiamo provarne anche di 50, poi tanto non importa, se il tubo esce, allora è corretto. Se invece premendo out il tubo entra, deve essere attiva l'opzione reverse. Nel mio caso è proprio quello che vi ho appena spiegato, quindi ho dovuto attivare la reverse function. Le opzioni avanzate sono il massimo di step che sono consentiti da un focheggiatore, quello bene o male è standard per ogni tipo di focheggiatore, e il backlash. Come si calcola il backlash? Quello va fatto visivamente, cioè bisogna impostare un passo abbastanza breve di 5 o di 10 step, mettere il tubo diciamo più o meno a metà così che ci sia un po' di gioco in entrambe le direzioni. Spingere tutto in una direzione per un po' di volte finché non vediamo proprio l'altra rotellina del focheggiatore dal lato opposto che si muove ogni volta che diamo un impulso. Quando noi diamo l'impulso, vediamo la rotellina muoversi. Il backlash è il gioco che il motore del focheggiatore automatico ha quando si cambia direzione, cioè se io sto andando in e poi vado in out, non è che al primo impulso out che do il focheggiatore girerà nella direzione opposta. C'è un tot di passi che permettono al motore di girarsi dall'altra parte e in quei passi lì bisogna sapere quanti sono perché in quello spazio il focheggiatore non girerà. Allora, quello che si fa, bisogna impostare un numero di passi, qua sono 10 ma si possono mettere 5, e bisogna contare quanti impulsi da 5 step, diciamo, si danno prima che si veda l'altra rotellina muoversi nel senso opposto. Quindi,
È importante però prima dare un tot di impulsi in una direzione finché la rotellina si muove e poi contare quanti passi si fanno nella direzione opposta prima di vedere un altro spostamento. Nel mio caso sono 45, cioè ho dovuto fare 7, no, cos'è? 9, sì, ciao. 9 impulsi da 5 step prima di vedere il focheggiatore muoversi. E poi gliene ho aggiunto ancora qualcuno, giusto per stare sicuro. Se questo numero fosse troppo basso, nei calcoli di fuoco si sbaglierebbe perché magari il focheggiatore pensa di aver fatto 100 step, ma magari ne ha fatti 80. Ci sono certi motori che hanno un backlash molto basso e altri che magari possono arrivare anche un centinaio di step di backlash. Alcuni lo considerano uno svantaggio. Ma io penso che una volta che uno stabilisce quanto è il suo backlash, che sia tanto, che sia poco, una volta che si sa, il software ne tiene conto e quello non è più un problema. Nel mio caso sono 45, 45 è scritto e 45 ok. Adesso passiamo alle opzioni. Allora, nelle opzioni, la gestione del focheggiatore sono tutti questi dati. Se avete la versione vecchia, probabilmente, anzi senza probabilmente, lo trovate in una zona qua in basso dell'equipment, però con il tempo hanno dovuto aggiungere talmente tante opzioni che hanno creato una sezione apposta per l'autofocus. Iniziamo a vedere le opzioni. Allora, Use Filter Wheel Offsets è impostato su off. Questo cosa vuol dire? Se i filtri hanno un offset di fuoco, di focheggiatura che noi sappiamo, cioè ad esempio noi possiamo dire il filtro antinquinamento luminoso focheggia a 100, per dire. Se noi sappiamo che per esperienza il nostro filtro H-alfa trova sempre il fuoco a 137 perché per la diffrazione ottica che crea sposta il fuoco un pochino più avanti. Se una volta che conosciamo questo, possiamo inserire in questa tabella H-alfa, ad esempio, più 37, come abbiamo detto, è un numero inventato, o 3 magari è meno 5, CLS è più 12 e il dual è meno 25. In questo caso serve perché se durante un piano di scatti abbiamo un cambio di filtri, in automatico non viene ricalcolato il fuoco automatico con perdita di tempo, ma si sposta semplicemente del valore che c'è di differenza tra il filtro che c'era prima e quello che c'era dopo. Io questa cosa non la faccio, non mi sono mai messo a calcolarla, quindi lo lascio su off e ogni volta che c'è un cambio di filtro faccio fare la routine di autofocus. Autofocus Initial Offset Steps significa che una volta che inizia la routine di autofocus, il software sposterà il fuoco in avanti di 4 step. Non sono i 4 step che abbiamo visto prima piccoli, sono di 4 gradini, diciamo, gradini che noi stabiliamo con questo valore, cioè ogni step ha una misura di 25 impulsi, 25 mini step. Quindi sappiamo che con questi due valori, quando inizierò a fare il fuoco, per come è impostata il mio settaggio dell'autofocus, mi sposterà il focheggiatore in avanti di 100 mini step, cioè 4 volte 25 step. E da lì, una volta che ha fatto, cosa fa? Comincerà a tornare indietro. Tornare indietro, prima di tutto, mi sottrarrà 45 step, che sono quelli che io gli ho indicato di backlash, cioè in pratica lui mi fa out di 100 step. Mi fa un ritorno indietro di 45, che se questo dato è corretto significa che sarà ancora fermo, perché non si è spostato, perché quello è il valore di backlash, e da lì in poi inizierà a tornare indietro di 25 alla volta, perché fa uno step di 25, quindi mi farà 75, 50, 25, 0, meno 25, meno 50, meno 75, eccetera.
4 è l'esposizione per ogni scatto in cui farà la misurazione delle stelle. In pratica mi fa uno scatto di 4 secondi che lui analizzerà. I metodi di autofocus sono due, c'è lo star HFR e il contrast detection. Star HFR misura appunto la misura delle stelle, contrast detection invece è fatto per mettere a fuoco su oggetti diurni. Se noi puntiamo un campanile, lui userà, non bisogna usare star HFR, ma bisogna usare il contrast detection. Disabilita la guida durante l'autofocus, lo lascio on perché potrebbe creare degli spostamenti e creare dei valori sbagliati. Il curve fitting è l'analisi dei risultati che ottiene, viene analizzata in diversi modi. Può essere usato con le trend lines, che sono semplicemente due linee che fanno, adesso non vorrei dire una cavolata, sicuramente la dirò, però non conosco il termine corretto, però diciamo una media dei valori ascendenti e una media dei valori discendenti. E dove si incrociano le linee, quello è il punto di fuoco. Parabolico mi crea una linea, una statistica parabolica di quelli che sono i miei valori. Trends e parabolic mi crea sia le trend line che il parabolico e il risultato di fuoco è la media tra i due risultati. Iperbolico e trend e iperbolico è la stessa cosa ma con una curva differente. Io uso trends e parabolic, fate delle prove, non ho mai capito che differenza c'è tra trends e parabolic e trends e hyperbolic. Provate. Vedete quale vi trovate meglio. Il settle time del focuser io ho lasciato 0 perché è un motorino che fa dei movimenti talmente lievi che non c'è bisogno per evitare vibrazioni. Il numero di tentativi di autofocus io l'ho impostato a 2. Nel caso risultasse un valore troppo sballato, allora rispetto a quello precedente, allora fa un altro tentativo. Autofocus number of frames per point. Questo significa quanti scatti fa per ogni posizione che noi gli abbiamo detto sopra, cioè quando sarà a 75 fa uno scatto solo, se noi gli impostassimo 2 fa due scatti e rileva la media dei valori tra i due scatti, però siccome poi ci vuole un po' di tempo e tutto quanto io ho lasciato 1 e di solito mi basta. Use brightest number star. Se si lascia 0, lui analizzerà tutte le stelle che riesce a riconoscere all'interno del frame. Se si mette 1, analizzerà solo la stella più luminosa che riesce a riconoscere. Se mette 10, analizzerà solo le 10 stelle più luminose che riesce a riconoscere. Questa che differenza c'è? Più è alto il numero, o in questo caso 0, cioè tutte, più è attendibile il risultato. Il problema è che a volte se si danno, se si dice al software di riconoscere tutte le stelle che può riconoscere, potrebbe riconoscere anche del rumore come stelle e quindi quello va a falsare il risultato. Quindi se vedete che c'è del rumore nella vostra immagine, magari mettete 50 stelle o 30 stelle, così che non vada a prendere quelle più piccole che potrebbero essere rumore. Autofocus inner crop ratio 1 e outer crop ratio 1 significa che prende in pratica tutto il frame che c'è disponibile della vostra immagine. Se si modifica questo valore, si va a eliminare una parte di cornice esterna, magari se si ha una forte coma, allora si può ridurre il crop ratio esterno. Perché così mi crea una cornice e mi prende solo la parte centrale dell'immagine. Se si vuole essere super affidabili e non affidarsi solo alla parte centrale, questo crea una specie di ciambella. Questo valore riduce, toglie una parte centrale del frame, così che si abbia una cornice concentrica all'immagine e prenda solo quelli come valori di riferimento per calcolare il focus. Io lascio 1 e gli faccio calcolare tutto. Per fortuna non ho un grosso coma, non ho problemi di spianatura del campo, quindi va bene. Il binning lo lascio a 1, non mi interessa farlo più alto. Black Compensation Method può essere absolute o cos'era l'altro, overshoot. Sono due modi diversi di compensare il backlash. In pratica, quello che io ho impostato come absolute fa quello che ho descritto prima, cioè una volta andato avanti, ritorna indietro di un ammontare pari a quello che gli ho inserito.
L'overshoot, che vi dico, si può selezionare solo prima di aver collegato il focheggiatore, quindi andrebbe disconnesso, modificata l'opzione e poi riconnesso. Qua ci sono scritti i dettagli di come funziona, ma bisogna inserire un valore di overshoot molto più alto rispetto a quello che si pensa sia il valore di backlash. Non l'ho mai provato, quindi se volete, buttatevici, ma non ho capito ancora chiaramente come funziona. Una volta stabilito tutto questo, dobbiamo capire come l'immagine viene analizzata. Per far quello, dobbiamo andare sulla tab dell'imaging. Questa è nuova, non l'abbiamo ancora guardata. Poi analizzeremo tutta la parte di sinistra, probabilmente nel prossimo video. Ma quello che ci interessa è l'image options. Questo è come viene visualizzata l'immagine nella nostra schermata principale. Allora, i due valori iniziali sono l'auto-stretch factor e il black clipping. Questi sono i valori di default. Io non li ho mai cambiati. Ho fatto delle prove per vedere se fossero da modificare, ma tutto sommato mi trovo bene con quello che c'è e non mi sono messo a rischiare con valori diversi. L'auto stretch factor è quanto streccia l'immagine in autonomia Nina, e il black clipping è una specie di bias, diciamo, mi taglia la parte di nero a sinistra dell'istogramma solo a scopo di preview, non me lo fa realmente, quindi a me interessa questo perché lasciarlo così, perché l'importante è che mi tagli la parte grossa del rumore di fondo. Probabilmente potrei renderlo un pochino più alto e tagliare un pochino di più, ma non è una cosa che mi crea problemi perché funziona tutto. Queste opzioni sono Annotate Image deve essere su on se usate un focheggiatore automatico, perché dopo vedremo le immagini che scattiamo verranno analizzate e annotate direttamente sull'immagine. Debayer Image è se vogliamo che l'immagine venga trasformata in debayer, venga debayerizzata, volevo dire, secondo lo schema che abbiamo impostato una volta che abbiamo collegato la fotocamera. Quindi ci rende un'immagine a colori. Debayered HFR significa che l'analisi delle immagini la fa sulla foto debayerizzata. È un pelino più lento, ci mette 1 o 2 secondi in più, però è più attendibile. E Unlinked Stretch è quello che fa praticamente PixInsight quando nell'STF sblocchiamo la catenella. Se c'è una dominante, noi andiamo a correggerla perché ognuno dei tre canali viene strecciato in maniera indipendente e così non avremo una foto carica di rosso, di blu o di verde a seconda del filtro che abbiamo, ma avremo un'immagine più bilanciata. Star Sensitivity e Noise Reduction servono entrambe per l'analisi delle immagini dell'autofocus. Io mi trovo bene con Highest e Highest. Su Noise Reduction io non ho mai avuto dubbi, tutto mi funziona bene come con Highest. Anzi, facciamo una prova così faccio vedere una differenza. Ad esempio, se io vado qua, per vedere l'annotazione delle stelle bisogna attivare questo Toggle Automatic Star Detection. In pratica lui riconosce le stelle e calcola l'HFR. Vediamo, dovrebbe farlo. Ecco qua. Allora, se io zoomo, lui vede queste qua, le riconosce come stelle, e l'HFR che cos'è? Si chiama Half Flux Ratio, cioè è una misura che in pratica, se è un po' complicato, se io costruisco una circonferenza che ha quel valore di raggio, in questo caso 2,49, gli ADU che sono all'interno di quella circonferenza sono uguali agli ADU che sono all'esterno di quella circonferenza. Più è basso questo valore, più è piccolo il diametro totale della stella, il che vuol dire che la stella è più a fuoco. Me lo fa su tutte le stelle, queste qua sono tutte le stelle che lui analizza, non le vede tutte. Già che ci sono, vi faccio vedere una cosa. Questo, allora, se io disattivo la visualizzazione, questo attiva e disattiva l'auto stretch che abbiamo appena fatto.
E questo attiva e disattiva l'HFR, la lettura dell'HFR. La lettura dell'HFR lo vediamo anche qua. Questa è un'analisi temporanea di quello che vediamo sulla nostra immagine. Mi dice ovviamente le misure delle dimensioni dell'immagine, la mediana e la standard deviation, questi sono i valori degli ADU. Questi sono gli ADU minimi, 1444 è il valore minimo e 6.000, 65.000 bla 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 è il valore massimo, che sarà probabilmente qualche stella Satura. Il numero delle stelle che riconosce, e questo è il valore di HFR e il valore di gain. Io se voglio posso anche andare, tenendo premuto il mouse, riesco a vedere dove ho il picco più alto, mi dice X e Y quanto sono il valore. E questo è quello che fa per l'analisi di ogni stella. Ogni volta che viene scattata una foto, lui mi fa questa analisi in automatico. Io adesso voglio usare l'autofocus. Veniamo al nocciolo. Da questo lato io ho il focuser. Questo qua mi dice in che posizione è, la temperatura. Se volessi spostare il fuoco in manuale, posso dire modificare il valore, questo qua è il valore attuale. Posso dirgli magari vai a 24.100, gli dico move, lui qua mi dice che si sta muovendo, è andato a 24.100. Se voglio andare avanti e indietro, allora vediamo, questo mi dice si sposta verso in il focheggiatore di una montare pari a 5 volte l'autofocus step size, cioè io il mio step size è 25, se schiacciassi qua va indietro di 125. Adesso vediamo se va a 23 975. Esatto, ha fatto esattamente quello. Questo si sposta di uno small amount usando metà del step size, cioè 71 va a 87, 87 va a 99, in 2 volte mi ha, essendo un numero dispari, arrotondato per difetto, ma è tornato a 100. Questo è se si vuole focheggiare a mano usando il focheggiatore automatico. Se io voglio far partire l'autofocus in automatico, innanzitutto devo essere più o meno a fuoco. Se sono troppo lontano, lui non sa cosa cercare, quindi io inizialmente devo essere più o meno a fuoco. È meglio se sto un pochino oltre il fuoco, cioè out. Quindi io volendo, adesso non so se ho fatto un fuoco un po' alla cavolo, non so se sono perfettamente a fuoco, ma non credo. Infatti era 24.000, è difficile che fosse a fuoco perfetto. Sono qua, io con tutti i dati che gli ho impostato, gli do il via all'autofocus e vediamo cosa fa. Allora, lui ha spostato in avanti di 100. Adesso è letteralmente a fuoco, fuori fuoco, si vede che questo è a valore di 4 e qualcosa, eccetera, eccetera. Ha spostato, questa qua è l'immagine, lui adesso è a 24 e qualcosa, adesso io non posso vederlo, ma vediamo se posso. No, cosa ho fatto? Ok, volevo fare un'altra cosa, facciamo così. Allora, io sposto il focuser qua e intanto questo gli facciamo fare. Allora, qua lui mi dice la posizione che sta facendo. Probabilmente adesso vedi, ogni volta che fa uno scatto lui torna indietro. Lui è partito da 24.225, è andato indietro di 25, ha fatto uno scatto. Il valore di HFR qui era 7, qualcosa. A questo valore invece era 6.5, diciamo. 20, a questo valore del focheggiatore era 5.8. Sta scendendo, vedete che sta scendendo. Allora, e vuol dire che pian piano sta trovando il punto di fuoco. Una volta, adesso quello che sta facendo dietro ci interessa fino a un certo punto, vedete? Adesso la curva inizia ad appiattirsi perché si sta avvicinando al fuoco, quindi quando si avvicina al fuoco non è che diventa immediatamente a punta. Deve
diventa, poi dipende anche da quanti step facciamo. Se noi mettiamo uno step di 50, magari la curva è molto più a V. Io invece mi piace di più avere una curva morbida e vedere come i due calcoli vengono messi insieme. Questo è uno dei punti più bassi, questa zona qua, e adesso ricomincia a salire. Lui, se non sbaglio, sale di 5 o 6 punti oltre quello che lui ritiene sia il centro. Vedete la differenza? La linea arancione è il trend, cioè mi sta calcolando la media di tutti questi valori e adesso sta calcolando la media di questi. E man mano che trova i valori di questi, sposta questa linea e sposta anche il punto in cui si incrociano i due. Sotto invece c'è una parabola, che è quella bluastra, che mi fa un calcolo esattamente di quello che sta facendo. Allora, lui adesso ha finito. Vedete, dopo quello che lui ritiene essere il fuoco, ha fatto 1, 2, 3, 4, 5 punti. Per lui è attendibile. Lui è attendibile questo risultato. Calcola qual è il punto, che secondo lui è il punto di fuoco, cioè il più basso di questa curva, che è 23.992, e per sicurezza si sposta a quel punto, e infatti noi vediamo che qua è spostato già a 23.992 e mi ha fatto uno scatto, quindi l'ultimo scatto che noi vediamo è lo scatto dell'immagine a fuoco. A volte può dare un errore, perché se la curva è molto spinta, si ha che questo valore che lui si attende sia molto più in basso, cioè vedete che le due curve, le due linee arancioni si incrocerebbero praticamente a 1 e qualcosa. Ma quello effettivo che lui legge è, dov'è che è l'HFR? È 2,28. Quindi l'HFR che lui legge in queste immagini è 2,28, ma quello che lui si aspetta magari è 1,5. Se c'è una grossa differenza tra i due, compare un messaggio arancione qua che dice che l'HFR è oltre il 25% di quello che lui si aspetta. Non fa niente, lui ha raggiunto un valore di HFR reale che è diverso da quello statistico perché per diffrazione, per problema di lenti, per foschia, per seeing, per tutto quello che volete, quel valore non può essere raggiunto fisicamente, otticamente. Però quello che importa è che funzioni e che l'immagine sia a fuoco. Ci sono dei criteri in più per il fuoco, ma quelli li vedremo quando iniziamo a parlare della creazione di un piano di scatti. Un problema che si può avere in un grafico del genere, questo è un bellissimo grafico, devo dire che raramente mi è successo di avere un grafico così bello e sono contento, però a volte può succedere che il primo scatto, tra il primo e il secondo scatto ci sia una linea orizzontale, invece che calare immediatamente, magari il primo sia pari, il secondo inizia a scendere e poi inizia a scendere in basso. Se si ha questo valore così, se si ha questo grafico che invece che partire già con una curva in discesa, fa una curva nell'altro senso e poi inizia a scendere, non va bene per una questione di backlash. Vuol dire che noi abbiamo dato un valore di backlash che non è sufficiente a correggere il reale backlash del foccheggiatore. Questo perché? Perché effettivamente se noi diciamo il nostro backlash è di 45 step, se noi avessimo scritto 30, lui sarebbe tornato indietro di 30 step, ma ne avrebbe ancora 15 in cui il foccheggiatore non si muove. E allora quei 15 step lì non avrebbero segnato una differenza così netta, ma magari una curva un po' più debole. Questo vuol dire dobbiamo aumentare lo step di backlash per la correzione all'interno delle nostre opzioni. Cioè noi qui sotto autofocus dobbiamo correggere questo valore di backlash. Un'altra cosa può essere che lo step è troppo piccolo. Ma quello lo vediamo quando ci sono curve troppo morbide. Per alcuni la mia è una curva troppo morbida, però io mi sono abituato a questa e mi piace vederla così. A volte può capitare anche che le curve non siano così lineari, ma vadano su e giù. Lo fa spesso quando ci sono problemi di seeing.
quando c'è il seeing che non va bene, le stelle risultano più ciccione o meno ciccione, e siccome la lettura è talmente sottile, talmente precisa, anche un piccolo fastidio può creare un'irregolarità. Non sono problemi gravi, ma sballano il calcolo di queste linee, del trends e della parabola, e quindi possono portare a un risultato meno efficace. Il seeing si corregge aumentando lo step size. Se gli step size sono troppo piccoli, è facile che il seeing influenzi un po' di più. Se invece sono più alti, probabilmente la curva partirà da più alto, perché andrà avanti di più, quindi magari partirà da 9, 10, e ci saranno degli step molto più netti, magari dovrà farne solo 5 prima di arrivare allo 0, e poi ne farà altrettanti a tornare indietro. Un'altra cosa, se fossimo partiti troppo indietro rispetto al fuoco e lui fosse partito magari facendo i suoi 4 volte gli step da 25, cioè facesse i suoi 100 step, mettiamo che noi eravamo a 23.900, con i 100 step arriverebbe a 24. Che cosa fa? Lui parte, inizia a fare la sua foto e trova questo valore, poi trova questo, poi trova questo e vede che sale. Non è quello che lui si aspetta. Quando fa un tot di step e si rende conto che non sta cambiando, non sta andando nella direzione che si aspetta, allora corregge automaticamente, cioè ricalcola il backlash, va avanti molto di più e ritorna indietro fino a raggiungere di nuovo il punto e a creare le due linee che gli servono. È abbastanza intelligente ed è stato sistemato in maniera molto efficace, quindi devo dire che funziona molto bene. Non ci sono altre problematiche che mi vengono in mente. C'è da dire, io per raggiungere un risultato del genere ci ho messo un po' di cambiamenti di valori e tutto quanto. Quindi, se non vi funziona, mi scrivete sotto il video. Se volete su Astrofarm, il canale Telegram, mi trovate molto spesso, mi chiedete tutto quello che volete, vi do tutte le mani che volete. Però bene o male poi un risultato si trova. Io devo dire che con l'EAF di ZWO per quanto costa ha un valore fenomenale, funziona benissimo, non mi sono mai trovato con problemi, a parte quando mi si è bruciato, però vabbè, quello è stato un problema. Diciamo, quando funziona, funziona. Questo è tutto per quanto riguarda la gestione generica dell'autofocus. Adesso questo lo rimetto qua, l'ho spostato solo per farlo vedere. Un'opzione che io non ho mai usato, ma penso che funzioni bene, è l'analizzatore dell'immagine Batinoff. Allora, vediamo. Qua mi fa la stessa cosa del campo. Se io qui faccio 3, no, facciamo 400 e 400. Mi crea probabilmente un'immagine su una stella grande. Se voi avete la vostra immagine Batinoff, la mettete su una. Ovviamente io adesso non ce l'ho. Questo è un analizzatore delle rifrazioni della maschera di Batinoff. Dovrebbe dire se i raggi che vengono creati sono simmetrici o no. Ripeto, non l'ho mai provato, quindi. Non è una cosa che vi so dire, però penso che funzioni, spero un po' meglio di quello di APT. Così si disattiva e torniamo a fare così. Sull'autofocus è stato lungo, ma devo dire che probabilmente c'è tutto quello che serve. Al prossimo video, ciao!